Buongiorno, benvenuto a tutti voi. L'Unione Europea, dettando le regole per abbassare l'inquinamento e dunque le emissioni, di fatto cambia il panorama della ricerca tecnica e della mobilità, facendo alzare le quote di vetture ibride, ma anche probabilmente il futuro di quelle elettriche. Allora, noi nel nostro test tra Milano e Torino con una Toyota CHR ibrida abbiamo voluto verificare anche come cambia la circolazione nelle città italiane, ma anche europee. Vediamo. Sicurezza in primo piano. I giapponesi hanno pensato il crossover CHR non lesinando in fantasia né in dotazioni tecnologiche. Queste ultime, come il Safety Sense Plus, comprendono la frenata automatica, il riconoscimento del pedone, l'avviso involontario dell'abbandono di corsia, il cruise control adattivo e il riconoscimento della segnaletica stradale. Sulla CHR le linee così ricercate sono dettate da una funzione aerodinamica. Il modello ibrido che stiamo guidando adotta la piattaforma della nuova Prius con motore benzina 1.8 da 122 cavalli e l'elettrificazione che lavora in sinergia. Trazione anteriore e cambio automatico può arrivare a fare oltre 23 km con 1 litro e viaggiare in elettrico soprattutto in città dove sono sempre più frequenti i blocchi del traffico per abbassare l'inquinamento. Questo test è anche un modo per approfondire il tema della mobilità che sta cambiando moltissimo in Europa, perché una circolazione ben studiata ci farà risparmiare tempo e denaro. Nel nostro paese però non c'è una normativa comune che regoli la mobilità e l'integrazione tra trasporti pubblici e mezzi privati. Gli utenti si trovano così di fronte a regole diverse da città a città, a seconda dei livelli di inquinamento. Vi ricordo che ci sono delle regioni che esentano i veicoli ibridi, i veicoli elettrici dalla tassa automobilistica e nel 2016 lo hanno consentito, nel 2017 c'è stato in qualche modo un buco legislativo. Questo crea un'incertezza che non va nella direzione di sostenere da una parte l'ambiente, ma dall'altra parte essenzialmente il diritto dei cittadini ad avere, come dire, un orizzonte certo e elementi di certezza nel momento di fare un acquisto così importante come Certo. l'automobile. Una gestione integrata tra mezzi pubblici, privati, ma anche in sharing potrebbe portare ad avere una migliore mobilità e minor traffico. Sono formule che possono finalmente lavorare insieme grazie alle nuove tecnologie. Immaginiamo che si possa arrivare ai limiti della città con un'auto a basso impatto ambientale che comunque protegge l'ambiente circostante anche perché l'inquinamento non si può fermare e perché no trovare forme di cooperazione e collaborazione fra i costruttori e chi fornisce questi servizi. Piccoli passi nella gestione della mobilità li stanno facendo Milano e Torino, ma in modi diversi. A Milano, oltre alle nuove regole dell'area C, che ha consentito la riduzione del 30% di auto in centro, l'uso della bicicletta è triplicato in 5 anni e si sta realizzando la metropolitana M4 che trasporterà 86 milioni di passeggeri all'anno e dovrebbe far risparmiare 10.310 tonnellate di CO2. E qui a Torino abbiamo trovato una postazione che racchiude diverse formule di condivisione di mezzi. Allora vediamo il car sharing elettrico con la 500, il bike sharing e poi c'è una postazione con il van sharing per il trasporto merci e un'altra vettura che fa il car sharing sempre elettrico. Io uso la bicicletta come mezzo assolutamente di trasporto, non per divertirmi, la uso proprio come il modo principale di muovermi da casa mia al lavoro, da casa mia a dove devo andare a fare commissioni. E l'utilizzo della bicicletta in città è, credo, il metodo più utile e anche più sociale. Voi come città di Torino avete l'ingresso libero per gli elettrici e gli ibridi anche? Ce l'avevamo, adesso l'amministrazione è in corso di verifica per poter ripresentare una delibera che possa avere più o meno le stesse caratteristiche della precedente. La strada verso l'elettrificazione dunque è già avviata ed è in Europa l'Olanda il paese con la maggiore densità di colonnine elettriche ed è anche la nazione che ha deciso misure drastiche per ridurre l'inquinamento, e cioè togliere le vetture con motore diesel e benzina entro il 2025. Sentiamo Matteo Morichini. Tesla e tulipani, vento e biciclette, fotografie dall'Olanda di oggi. Il consumo energetico pro capite tra i più alti del pianeta ed una delle reti stradali più trafficate d'Europa, ma anche massicci investimenti sul tema sostenibilità in tutte le sue forme.
Un paese di scenari contraddittori e proposte drastiche, come l'idea di vietare tutte le automobili, diesel e benzina a partire dal 2025, data dell'obiettivo zero emissioni nel ciclo urbano. Ad Amsterdam, città con la più alta densità di colonnine di ricarica al mondo, che arriveranno a quota 4.000 nel 2018, la conversione green è già in atto e il benvenuto voltaico comincia da Schiphol Airport con i taxi Model S. Se ne vedono a decine, mentre dal 2018 nella Low Emission Zone non potranno più circolare scooter costruiti prima del 2011 e taxi con motori diesel pre-2009. La strada verso l'elettrificazione, che ad oggi garantisce 2 milioni e mezzo di chilometri mensili a impatto zero, procede spedita con agevolazioni pratiche e fiscali. L'equazione è semplice: incentivi in favore di mezzi ecologici, tasse fino al 40% del valore su lusso e sportività, promiscuità e accettazione per ogni forma di trasporto a due ruote. I progetti di sviluppo urbano e viabilità, inoltre, antepongono le esigenze di pedoni, scooteristi e ciclisti, che come vedete hanno tantissimi diritti e pochi doveri, a quelli dell'automobile, mezzo altamente scoraggiato nei centri storici. L'animetria dei centri urbani e orizzonti piatti sono ovviamente sinergici al proliferare del movimento a pedali. Amsterdam ha 600.000 bici e 90% di strade ciclabili. La fitta ed efficiente rete di trasporto pubblico, poi, con tanto di autobus sperimentali a idrogeno, rotaie ovunque e pulmini elettrici, è un'ulteriore leva per decongestionare e ridurre le emissioni. E così per i numeri record delle flotte ecologiche di car sharing. Come le costruzioni del nuovo quartiere ecologico di Zuidas, in cui sorge The Edge, l'edificio più verde al mondo con 4.000 metri quadrati di fotovoltaico e falda stoccaggio termico per riscaldare o rinfrescare gli interni a impatto zero.